Ha ragione Gianni Carroccia, sindaco di Sonnino, ha perfettamente ragione. E non mi costa ammetterlo e riconoscerlo, perché io stesso avevo cercato di dire alle persone che erano con me di non diffondere il video, che poi inevitabilmente poteva arrivare, come è arrivato, alle orecchie dei cittadini di Sonnino, i quali sono persone sicuramente per bene. Ho visto una parte della città e mi è sembrato malinconico vedere, insieme alle belle chiese, alcuni luoghi deserti, nel senso che le belle strade medievali non erano più animate dalla vita, dall'operosità di quanti hanno lavorato in quella città. Ho visto la chiesa abbandonata e poi sono sceso, non ho capito bene dove avessero l'intenzione di portarmi, forse a vedere il castello, quello che chiamano il castello, e ho visto che c'erano un gruppo di persone che sono state effettivamente gentili, ma un po' rustiche, questo è forse l'aggettivo che ho usato per definire 4-5 cittadini che stavano seduti in attesa di un comizio che prevedeva l'intervento del sindaco. Allora io ho girato ancora un po', convinto di incontrare il sindaco, che avrei salutato volentieri, perché io non ero di fatto in campagna elettorale, avevo conosciuto la candidata che ha perduto le elezioni, una donna gentile, Alice Lazzarini, ma avevo evitato di fare qualunque cosa che avesse un significato politico, essendo io candidato ad Alpino e oggi sindaco in Ciociaria con il giusto, eletto giustamente immagino, visto che ha avuto un grande consenso, sindaco di Sonnino, che oggi mi rimprovera. Ebbene, io mi scuso, e mi scuso perché Carroccia dice che le mie parole possono essere sembrate, e lo sono, me le leggerò, poco rispettose di un popolo che ha lavorato, che ha vissuto e che ancora oggi vive in un luogo che può essere felice, al di là della sensazione di abbandono di alcune delle attività lavorative. Mi dice giustamente, e al tono giusto, quindi spero di incontrarlo e fargli capire che la mia era una battuta che voleva essere ironica ma è uscita male. Non si permetta, perché io, per parlare della amabilità, della dolcezza, della gentilezza dei cittadini di Arpino, e d'altra parte alcuni sono stati anche contro di me, quindi forse non erano particolarmente gentili, ma quelli che ho incontrato, ho cominciato con questa frase infelice, che sono stato a Sonnino e ho ascoltato il candidato di sinistra. In effetti ho sentito alcune battute nel discorso di Carroccia, che non posso valutare, ma circondato da quelle stesse persone che avevo incontrato un attimo prima, mi ha fatto pensare a delle cose lontane forse perché era il tono di un comizio di altri tempi, contrapponendosi all'antagonista in uno schema del bene e del male, ma questo sono le cose lontane che non mi pare un'offesa. Di un tempo primitivo, ecco, tempo primitivo può già essere poco gradevole, che vuol dire una popolazione con comportamenti e abitudini che non sembrano particolarmente moderne, ma sono legate a una dimensione tradizionale, quindi ho sbagliato a usare quella formula, un pubblico rustico e plebeo. Rustico posso confermarlo, nel senso che sembravano persone molto semplici, plebeo ha invece una declinazione che può essere offensiva e quindi credo che fosse sbagliato usarla, che ascoltava grugnendo, anche grugnendo è brutto perché è da animale, in modo improprio, e quindi ho detto che posto strano, mi sono un po' impaurito. Come dire che rispetto, era, l'ho fatto ad Arpino il discorso, che rispetto alla dolcezza, alla simpatia, alla delicatezza dei cittadini di Arpino, quelli che avevo visti di seduti mi sembravano molto rustici, squadrati, ecco, ma non dovevo dirlo. Ha ragione, quindi mi scuso, spero di incontrarlo. Tra l'altro ho convocato una riunione con
il presidente della regione Rocca, cui avevo intenzione di invitare i sindaci delle città più importanti della Ciociaria, e certamente Sonnino è una di queste, e Gianni Caroccia, spero che quel giorno possa venire, ma spero di incontrarlo anche prima. E pensi appunto che io mi scuso veramente e ero dispiaciuto di aver detto quelle parole, temendo che suonassero come sono suonate al primo cittadino che rivendica la dignità, l'onore, che tu sia ministro, sottosegretario, papa o re, non ti permetto di parlare male del mio paese. Ha ragione, non era un parlare male, era un tentativo di diversificare un ambiente più rustico, più primitivo, parole comunque discutibili, rispetto a una dimensione più dolce, più umana di Arpino. Tutto qua. Comunque, ripeto che mi scuso, ho sbagliato, ci avevo pensato e sono felice di ammetterlo, perché anche a me non era piaciuto aver fatto quelle considerazioni in un luogo che peraltro è bello, ha un bellissimo paesaggio, ha un'urbanistica notevole, e spero di poter essere utile a Sonnino collaborando con Caroccia, sindaco orgoglioso, giustamente orgoglioso, che io stimo e ammetto.